Lo stadio Novi avrà un nuovo manto in erba sintetica a partire dall'inizio della prossima stagione sportiva. A rassicurare i tifosi e i cittadini angresi ci ha pensato il primo cittadino Cosimo Ferraioli, che ha annunciato l'approvazione in giunta comunale del progetto esecutivo che farà partire la gara di appalto tra qualche mese. Espletato l'iter burocratico, i lavori potrebbero cominciare presumibilmente a fine della prossima stagione calcistica e per il prossimo settembre la città di Angri avrà uno stadio con un nuovo manto erboso in erba sintetica. Dunque, ieri nella seduta di giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del tappeto di gioco, naturalmente sintetico, utilizzando lo stanziamento già predisposto dalla precedente amministrazione, di 600.000 euro che noi avevamo associato a una richiesta di finanziamenti previsti con il bando per la riqualificazione delle aree urbane degradate. Ci siamo interessati rispetto a questo progetto delle aree urbane degradate e abbiamo evidentemente compreso che i tempi sono molto più lunghi e quindi per ridurre la tempistica e consentire un utilizzo in condizioni più agevoli dello Stadio Novi abbiamo deciso di stralciare questa parte di finanziamento che peraltro è già dell'ente e mandare in gara tecnicamente, diciamo, questo intervento e quindi approvando l'esecutivo, perché oggi le gare si possono fare solo sui progetti esecutivi. Abbiamo approvato l'esecutivo ieri in giunta e quindi si prepara il bando, si predispone il bando, peraltro si sta già lavorando al bando e si invia alla centrale di committenza perché completi, produca tutta la documentazione per le procedure di gara, espleti la gara in modo da avere l'aggiudicatario e cominciare appena possibile. In base all'esperienza, così credo che la tempistica, insomma, tra atti di gara e procedure di gara, perché poi bisogna vedere i partecipanti e quant'altro, credo che, insomma, al termine delle attività sportive potremmo finalmente cominciare con i lavori.